Napoli quando una persona è amante del caffè, come il 99% dei napoletani, me compreso, si diceva io ma si caffettiere. E adesso andiamo a fare questa bellissima torta caffettiere. Andiamo a fare prima la base, cioè il pan di Spagna. Io lo faccio in planetaria, si può fare anche con un fustino a mano. Inserisco le uova all'interno, lo zucchero, una piccolissima quantità di aceto, poche gocce, in questo modo. Attiviamo la planetaria. Andiamo a setacciare la farina su un foglio di carta da forno. Tante persone mi chiedono perché metto l'aceto di vino bianco nel montaggio delle uova. Mantiene le uova ben salde dopo la montatura, è un lievitante naturale. Andiamo a burrare un classico roto da pastiera che abbiamo tutti in casa, in questo modo, in tutti i lati. Come vediamo il composto è ben fermo, quindi è pronto. Togliamo la frusta. Con l'aiuto del foglio di carta da forno e una frusta a mano inseriamo il contenuto in due riprese, prima una tranche, in questo modo, e poi la seconda parte. Andiamo a inserire tutto il composto. Come vediamo il composto è bello spumoso, andiamo a infornare a 190 gradi per 18-20 minuti. Adesso andiamo a preparare un'altra base della pasticceria, cioè la crema pasticcera, sempre con il mio sistema, quello di mettere tutto in una casseruola, passare con un mixer e velocemente è pronta. Adesso mettiamo tutto il latte in una casseruola, lo zucchero, la farina o amido anche senza setacciare, vado a girare il tutto in questo modo, giusto per dare una piccola mischiata, e andiamo a inserire i tuorli, togliamo tutti i residui, giriamo, puliamo tutto con il mixer, fin quando non abbiamo un composto senza grumi, il nostro composto è pronto. Quando è frullato per bene, guardate, non ci sono grumi. Passiamo a cottura come una classica crema pasticcera, fino al bollore e al totale assorbimento dei liquidi. Pan di Spagna è pronto. Togliamo dal forno. Facciamo raffreddare per almeno un'oretta. Vediamo che a questo punto la crema sta iniziando ad addensarsi. Quindi la crema è pronta. E la versiamo in un recipiente fino al raffreddamento. Mettiamo tutta la crema pasticcera in un recipiente. Nel raffreddamento inseriamo un pizzico di sale e giriamo con una frusta. Guardate che spettacolo la crema pasticcera. Totale raffreddamento, sformare il pan di Spagna. Guardate che morbidezza. Totale raffreddamento del pan di Spagna, vado a togliere la pelle esterna. Togliamo anche lateralmente l'eccesso sui bordi. Andiamo a tagliare tre strati di pan di Spagna, prima il lato superiore, poi un altro ancora. L'acqua e zucchero, inseriamo il caffè. A piacere possiamo inserire anche 30-40 grammi di liquore rum da mettere contenuto in un bagnatorte. Andiamo a bagnare in questo modo, primo strato.
Adesso per fare la crema pasticcera al caffè io uso caffè solubile, quindi molto più rapido e molto più concentrato del caffè normale. Voi se volete potete usare anche pasta al caffè oppure caffè ristretto, ma viene molto più molle, mentre con questo è molto più rapido. Guardate che magia! Mettiamo la crema in sacco a poche per lavorare ovviamente ordinati, a un taglio non troppo grande, in questo modo, e inseriamo il contenuto all'interno. Diamo giusto una dritta alla crema all'interno. Il secondo strato bagniamo ugualmente, facciamo il secondo strato di crema. Prima di mettere l'ultimo strato lo bagniamo anche sotto, perché questo è lo strato più asciutto. E voilà, inseriamo anche all'esterno. Diamo sempre una pulita lateralmente, altrimenti quando andiamo a lavorare con la panna si va a rovinare tutta la decorazione. E voilà, andiamo a montare una panna già zuccherata o panna fresca, quello che volete. L'importante è il montaggio della panna, deve essere una panna ben solida e dura. Ecco il montaggio come deve essere fatto alla panna. Sarà una panna molto gestibile e lavorabile. Lo vado a fare al caffè, sempre con caffè solubile. Inserisco il contenuto in un sacco a poche, in questo caso di stoffa. Vado a mettere in superficie uno strato in questo modo. Riempiamo gli spazi vuoti. E lateralmente con una spatola vado a lavorare esternamente e lateralmente. Lateralmente, vedete dove è mancato un po' di panna, l'ho messa, e andiamo a spatolare in modo uniforme. Modo sempre lateralmente e in superficie finché non abbiamo una torta ben dritta. Vedete, io ho usato questa spatola, voi potete usare qualsiasi attrezzo ovviamente vi trovate. La spatolare sempre in superficie per togliere l'eccesso di panna, per fare una torta ben dritta. E voilà, vado a pulire sempre lateralmente, la torta è ben dritta e pronta. Io uso sempre questi bottoncini di cioccolato per decorare l'esterno. Io mi devo complicare sempre un po' la situazione, vado a fare un sacchetto di carta da forno come il mio solito, fare. Inserisco un po' di cioccolato fondente sciolto all'interno. Vado a fare una decorazione all'esterno in questo modo. E anche col bianco. Con un bel coriccio vado a creare degli spuntoni.
La torta al caffè magica è pronta, andiamo a fare un bellissimo taglio. Vado ad assaggiare questa magnifica torta, cremosa. Un ripieno cremoso al caffè, con il pan di Spagna bagnato al caffè e questa panna un po' amara. Mamma mia, spettacolare, mamma mia. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al mio canale YouTube Simone Esposito Pasticcere, seguitemi sulla pagina Facebook Simone Esposito Pasticcere, su Instagram e su TikTok. Un bacio a tutti, alla prossima!